rieccoci in diretta 11.50, ben ritrovati al Time Magazine. Diamo il ben trovato anche al parlamentare dell'ARS Movimento 5 Stelle, Adriano Varrica. Buongiorno Adriano, grazie. Buongiorno. Per esserti scapicollato qui, perché questi argomenti hanno bisogno dell'intervento in presenza. Ciao Adriano. Ciao. Allora, buongiorno Adriano. Non è in Sicilia, perché ce n'è sempre uno, quindi ci sarebbero 8 milioni di argomenti. Fammi vedere qua. Allora, 100 milioni di euro pagati dalla regione siciliana per costruire un traghetto che doveva andare a Fincantieri Palermo rischiano in parte, anzi per buona parte, di essere trasferiti a Fincantieri in Campania. Sì, un traghetto che dovrebbe servire, che servirà, non dovrebbe servire per gli spostamenti verso Lampedusa e Pantelleria. Sì. Appaltato dalla regione siciliana, vince l'appalto Fincantieri. Io chiedo all'assessore Alessandro Aricotti, do per scontato che il traghetto verrà costruito al cantiere navale di Palermo. Lui ti risponde in commissione, non in forma commissione privata. Mi viene risposto che lo dà per scontato, che il traghetto, la logica verrà, così vuole. Io quindi, diciamo, vado abbastanza tranquillo, fino a quando qualche settimana fa ricevo una nota dell'assessorato nella quale mi viene chiarito che la nave, lo scafo, che è la parte, per intenderci, che produce più forza lavoro, verrà realizzato a Castellammare di Stabia, sempre stabilimento Fincantieri, e poi gli allestimenti, la parte, diciamo, conclusiva, verrà effettuata a Palermo, quasi fosse una sorta di, no, però la domanda di contentino. È possibile che a Castellammare di Stabia ci siano maestranze e dei cantieri che non abbiamo a Palermo per fare lo Hai scafo? Hai verificato? Assolutamente no, il cantiere navale di Palermo è assolutamente nelle condizioni di realizzare queste navi. Tant'è che il fastidio personale che provo e oggi manifesto anche qua è perché quando c'è stata il varo qualche mese fa, lo ricorderete, in pompa magna della nave destinata al Qatar, c'erano in prima fila il ministro della difesa Crosetto, il presidente Schifani, Aricola, Galla, hanno vinto tutte le elezioni, governano ovunque, legittimo, democratico. Ci mancherebbe altro. Però non puoi andare a fare il varo di una nave dicendo il cantiere navale per me, di Palermo, per me è importantissimo, e dopo che quando hai un'occasione di portare lavoro concreto, serio, per centinaia di giovani palermitani, neanche batti, diciamo, muovi un dito. Detto questo, visto che la regione siciliana è il committente di quest'opera, può intervenire su Fincantieri dicendo: guarda, tu quest'opera me la devi realizzare qui perché i soldi sono miei, ha questa forza per farlo? Allora, Fincantieri è controllata da Cassa Depositi e Prestiti, che quindi significa Ministero dell'Economia e Finanze. Con Fincantieri si può e si deve dialogare. Ma se la risposta è che non hanno neanche provato a parlare con Fincantieri, questa è una cosa assolutamente siccome fuori, io sono curioso e anche un po' pernicioso e tignoso, io vorrei capire quando è successo e chi ha fatto scattare, dice no, lo scafo lo facciamo a Napoli. Perché ci sarà stato qualcuno, perché qua è importante, dice no, perché è stato, dice no, io voglio sapere il nome, il cognome di colui che possiede la bocca che ha detto lo facciamo a Napoli. Facciamolo nota sapere. Loro dicono che l'offerta presentata da Fincantieri prevede che la realizzazione dello scafo venga fatta a Castellammare di Stabia e il resto a Palermo, ma l'offerta presentata da Fincantieri non significa che decide Fincantieri. Il dialogo con Fincantieri, ho capito che vuoi dire, non contano un cazzo. Cioè, i nostri politici non contano. Perché purtroppo ci deve battere. Ci deve battere. Ed è questo il tema. Tu non puoi andare a fare la sceneggiata in pompa magna quando c'è da inaugurare una cosa che, peraltro, diciamo, non è neanche merito tuo, perché è merito degli operai che ci hanno lavorato e di Fincantieri che ha preso quell'appalto. E quando c'è invece da fare una cosa che porta il lavoro in Sicilia, scusa, e nella nostra Palermo non lo fai. Ma visto che trattasi di offerta di Fincantieri, è ancora mediabile, si può controrilanciare dicendo: ok, la cifra resta la stessa, ma mi fai tutto a Palermo. Ma assolutamente sì. E perché Aricò non lo fa? Lui che è l'assessore. No, allora lasciamo stare Aricò, perché ho capito il tema di nuovo proprio per questo. Allora, sì, ho capito che Aricò probabilmente non riesce a risolvere il problema perché ci possono. Ma l'assessore. Fermati un minuto. Ma questo non è un caso in cui. Questo è un caso per il presidente della regione che si dice: scusate un minuto, fermi tutti. Chi li sta mettendo questi soldi sul tavolo? La Sicilia? Da dove arrivano questi soldi che stiamo mettendo sul tavolo? Da dove piovono questi soldi? Dalla regione. Allora. Regione? Di qua, Friuli? E allora il presidente, che è un tipo che vigila, potrebbe dire: ho vigilato, ho visto che potrebbe capitare che i siciliani si sentano presi per il culo. Ecco, presidente della regione Renato Schifani, lei vuole cadere in questo cattivo pensiero che può essere generato dai siciliani? Credo di no. Roberto, gentilmente, gira al presidente della regione questo interrogativo.
andiamo avanti, Adriano. No, infatti, anche il tema di questo mio risolle, cioè, perché a questo punto io ho presentato un'altra interrogazione. Certo, io ho ragione, certo, dicendo: scusa, assessore, ma tu mi avevi detto che la nave la considerate qua. Esattamente che cosa state facendo per convincere Fincantieri a spostare la realizzazione della nave integralmente qua a Palermo? Ho fatto fare pure un'interrogazione a livello nazionale al Senato alla nostra senatrice Dolores Bevilacqua, certo, per chiedere a Fincantieri: Fincantieri, scusami, ci fai capire? C'è bisogno di persone, politici, che si prendano cura degli interessi dei propri territori. Perché da, siamo un paese unito, certo, ma ognuno giustamente deve pensa in qualche maniera suo spingere. Mi sembra corretto. E in questo caso la nave è fatta con i soldi siciliani per i siciliani. È surreale farla a Castellammare di Stabia. È politica, che è peggio di essere surreale. Questa vedo... non è politica. È incazzatissimo. È schifo, Adriano Vari che è incazzatissimo. Dai, che l'abbiamo fatto incazzare. Peggio di un ma vi aggiornerò. Perché... Non ho mai visto Adriano Varrica così incazzato, lo devo dire. Proprio solo ha detto a microfono chiuso un sacco di parolacce. Mi posso solo quando questo perde il Palermo è peggio. Esattamente, esattamente. Ma in questo caso perde Palermo. Perde Palermo e la Sicilia in questo caso. Allora, ovviamente vogliamo essere, come dire, sul pezzo e siamo certi che come sempre Adriano Varrica ci informerà e noi di conseguenza facciamo proprio servizio civile in questo grazie, caso veramente, per la nostra città e per la nostra regione. Ripeto, ribadisco il concetto. Probabilmente Alessandro Laricò ha avuto c'è stato un coso che misunderstanding. Esattamente. Ma sono sicuro che lui che ci tiene a Palermo, insomma alla Sicilia, ne sono assolutamente convinto. Esatto. Sul presidente Schifani non mi posso esprimere, non lo conosco, sento che dice delle cose e poi scopre che le cose che dice non sono vere, quindi comincio a avere qualche dubbio. Anche lui è palermitano però. Sì, lo so, ma sai, ha vissuto tanto tempo a Roma, magari ha dimenticato le origini. Sì, sai, l'ultima volta si apparò e dice: no, ci penso io per le morti sul lavoro, ci penso io. Fino a ieri a Mister Bianco è morto. A Mister Bianco è morto un operaio. E mi pare che ancora non sia stato. Cosa è stata fatta alla regione? In 30 secondi, se riusciamo. Per io lavoratori. So che c'è un problema legato all'incremento degli ispettori del lavoro, che c'è un passaggio bloccato tra Stato e Regione. Anche qua. Sono cose sulle quali ci dovrebbe essere un impegno. Proposta: fermiamo tutti i lavoratori. Ok, aspetta, fermiamo tutto. Quando ci saranno gli ispettori, la gente continua. Ovviamente lo stipendio io lo continuano a dare. Perché non spostiamo il problema? E l'attenzione. Non lo puoi fare tutti i lavoratori. No, non lo puoi fare, ma puoi permettere che persone muoiano. Questa è la chiusa generale. Ditemi che ditemi che sto sbagliando. Intanto, grazie ad Adriano Varrica, che con cui torneremo sull'argomento. Adesso disco time, qualche spot e poi torniamo in diretta. Restate con noi. Time Magazine, l'approfondimento su Radio Time.